Ciao a tutti dolomitici, Rucorvo, sono qua per raccontarvi di questo posto, che poi alla fine sono queste due case che si vedono, dove si svolge buona parte del mio ultimo romanzo, Scemo di guerra, pubblicato recentemente da Nuova Dimensione. È una storia ambientata nella Grande Guerra che parte da un fatto storico, la battaglia del Basson, della notte di plenilunio tra il 24 e il 25 agosto 1915, ma che poi diventa una storia raccontata, una storia inventata, una storia che da tempo mi girava in testa e volevo raccontare. Si chiama Scemo di guerra perché Italo Ardenghi, il protagonista, anche lui frutto della mia fantasia, perde la ragione in questo scontro di battaglia, ma proprio qui a Rucorvo, tra le braccia di una donna cadorina, straordinaria, forte, della quale io stesso confesso di essermi innamorato dopo averne scritto, che si chiama Maria, ritrova la sua ragione e la volontà di vivere e di superare quella che è stata la Grande Guerra. Vi consiglio di leggerlo, naturalmente io sono l'autore, e di incuriosirvi a queste storie particolari che a volte escono dalla testa di chi come me le sente prepotentemente voler uscire. Grazie. Auguri naturalmente. Auguri a tutti i dolomitici e a tutto il mondo. Auguri da Paolo Ganzi.